Il numero 4 Ansu Kamara al punto di battuta, tre uomini in barriera per l'Egitto, fischia l'arbitro, parte Kamara, destra a girare, vola il portiere dell'Egitto a mettere fuori. 19 che prova ad imbucare per Khalil, l'ultimo tocco è stato un giocatore della Sierra Leone, rimessa laterale per l'Egitto, sempre Martin, palla per Abd che prova a staccare, non ci riesce, ancora Martin che prova addirittura a calciare, palla larga. Va il numero 4, spioventa all'interno dell'area di rigore, esce Shawick, va giù, tentativo, poi numero 11, area piccola, messa fuori la palla, qui ha rischiato l'Egitto, rimessa dal fondo, va alla battuta. Tre uomini in barriera per l'Egitto, area piena, va Abbas Kamara, palla sul secondo palo, il colpo di testa, la palla che rimane nell'area piccola, e qui un'occasione grandissima per la Sierra Leone. Palla lunga a cercare Okwere, rimbalza il pallone, la Ai arriva, entra in area, la Ai scava sul secondo palo dove non c'è nessuno, poteva essere una bella occasione questa per la Sierra Leone. Oh, non sul secondo, recupera Ansu Kamara, Okwere con il tacco per il numero 11 che sale, si inserisce ancora Okwere, palla dentro per il numero 9, messa fuori dall'Egitto, però ancora il numero 11 a insistere, messo per terra, calcio di rigore per la Sierra Leone. Fischia l'arbitro. Parte Ansu Kamara che spiazza il portiere e fa 1-0 Sierra Leone. Guarda che Ibrahim spedirà, o almeno proverà a spedire all'interno dell'area di rigore. Parte il cross, palla per Khalil che rimane lì, il tentativo e la parata di Jabbi che inchioda lì il pallone. Palla poi sulla sinistra, non riesce a controllare il pallone numero 21 nel duello tra numeri 21, palla poi in avanti per Kamara che prova a calciare da lontanissimo, pare Shawick, cerca di tenere questo pallone, ci riesce, passa in mezzo a due e va in avanti, poi prova addirittura a calciare, la palla sbatte contro il palo, poi ancora la rigore, il Gandur vince il rimpallo e palla che poi finisce sul fondo, qui occasione dal nulla per l'Egitto. Che punta all'uomo, va il numero 9, Okwere cerca spazio centralmente, poi va sul destro, Okwere cerca la conclusione, palla alta sopra la traversa, si è messo in proprio qui il numero 9 della Sierra Leone. Andrà a battere questo calcio d'angolo Khalil, alza entrambe le braccia, chiede uno schema, Khalil va dentro, la palla passa, la traversa colpita dall'Egitto che va a centimetri dal gol dell'1-1. Il Gandur prova l'1-2 con Karim Corsini che prova a liberare lo spazio per il destro, lo prova, palla larga, è lui l'uomo che può portare l'Egitto all'1-1, non ci è riuscito finora. Per i piazzati della Sierra Leone va il numero 8, palla in area di rigore messa fuori dall'Egitto, trace il dintiene, poi prova a spazzare, palla che arriva al numero 3 che va a calciare e Shawick ci mette i guanti e mette in calcio d'angolo. Stoppa il pallone con le mani e poi lo rilancia a lungo dove c'è Karim Corsini, la Ai bloca l'intervento, Karim Corsini tiene questo pallone, c'è Abd sulla destra, va il numero 9, Abd cerca di calciare, Jabbi in due tempi. Mentre secondo l'arbitro, possesso ancora dell'Egitto però con il numero 20, Ibrahim e poi rinvia la Sierra Leone con Okwere che può andare contro Khalil, Okwere lo salta, Okwere con il destro, Okwere, pare Shawick. Fa fallo su Ibrahim, non tira fuori il cartellino, anzi sì, giallo per Ba, che era già stato ammonito, quindi rosso, Sierra Leone in 10. Tolosamente, la palla rimbalza, scavalca Ibrahim, Okwere può andare in capo aperto, Okwere viene steso da Ibrahim, calcio di punizione e rosso, quindi 10 contro 10. Colpo di testa, liberare il numero 14 che può andare, ora deve decidere se tenere il pallone o affondare, affonda il numero 14, Okwere a mezzo, palla dentro, Okwere chiude la partita, 2-0 Sierra Leone. E l'arbitro dice che basta così, la Sierra Leone fa l'impresa e vince 2-0 contro l'Egitto.